Ciao a tutti, io sono Serena e queste non sono mamme. E mi è arrivato un nuovo ordine Shein. Sì, ho praticamente dovuto, tra virgolette, fare un nuovo ordine perché mi sono resa conto di non avere cose per uscire, comunque maglioncini che io ho, si sono un po' tutti infeltriti, comunque fatti vecchi, quindi magari sì, utilizzarli per tutti i giorni dentro casa, però volevo qualcosa di carino per uscire e visto che comunque, data la mia situazione attuale, magari adesso tendo ad uscire un po' di più, poi anche perché sto facendo colloqui di lavoro, quindi anche per avere qualcosa di carino da mettere durante i colloqui, e anche cose un pochino più femminili, sia per, mi pare che ho preso anche qualcosa altro per le serate di salsa, perché alla fine delle cose che ho preso mi era rimasto solamente un vestito. Alla fine delle cose che ho preso nello scorso ordine, per il resto ho fatto resi perché per esempio il vestito nero era troppo piccolo e l'ho ripreso di una taglia più grande nella speranza che mi vada meglio e poi ho preso invece l'altro vestito fucsia pure l'ho reso, quindi alla fine mi è rimasto solo quello blu. Quindi piano piano vorrei fare qualcosa sia da mettere di carino per le serate e sia in generale per uscire. Ho preso pure qualche gonna perché poi con la taglia attuale magari non ho molte cose. Comunque, bando alle chiacchiere, vediamo che cosa ho preso. Scusate se il trucco non è perfetto, ma praticamente sto approfittando del fatto che Sofia si è appena addormentata, è l'una e mezza di notte. Io mi ritrovo sempre a fare video di notte, ma almeno così sono tranquilla che sta dormendo e posso operare, tra virgolette. Ma niente, mi hanno inviato un biglietto con un codice, uno sconto del 15%, ma io per il 15% di solito utilizzo il codice di Lady Glow. Lady Glow. Allora, per l'appunto parlavamo di vestitini per le serate. Vediamo un po' che cosa ho preso. Questo sicuramente è una cosa per la serata. Sì. Allora, è un vestito praticamente che da un lato è senza maniche, senza spalline, alla cerniera, quindi probabilmente non mi entrerà, e dall'altro lato alla manica lunga, cosa che io per le serate, insomma, di solito preferisco stare a bretelline, scoperta, perché ballando poi ho caldo, però mi sembrava troppo carino per un'eventuale serata, e poi praticamente così dritto. Anche se finisce, sembra che finisca praticamente non proprio così dritto, ma che vada un po' in obliquo a vederlo così. E io praticamente mi è piaciuto troppo e ho detto mal che vada, se mi va troppo corto, se mi va troppo stretto, potrei anche fare come ho fatto praticamente con quello che indosso adesso, che l'ho indossato come una maglietta, ma in realtà era un vestino. Solo che l'avevo provato, vabbè, in un'altra taglia, in un negozio, e ce n'era un'altra taglia, perché la taglia unica, l'avevo provato in un altro colore e mi andava bene. Quindi ho solo cambiato il colore, poi una volta arrivata a casa ormai mi serviva, era troppo tardi, ed era veramente troppo corto, quindi l'ho utilizzato con delle pinze in pelle ed è carinissimo anche così. Questa era praticamente la cosa che più mi piaceva tra quelle che ho comprato. Ok? Quindi, diciamo, si vede la pancia. Però non è la cosa che mi frena perché magari con un intimo adeguato, la calza magari che stringe un po' di più si potrebbe anche fare. Ovviamente ballando, perché io l'ho preso per le serate, un po' si alza, però magari, nel senso non in maniera esagerata perché ho fatto la prova di muovermi un po'. Il vero problema è la parte superiore perché io per la parte inferiore ho preso una L e in effetti forse dovrebbe andare più aderente, però cioè, secondo me giù mi va bene. Il problema è la parte superiore, come vedete, scende e si vede il reggiseno. Quindi, vabbè, forse potrei mettere magari una spilla da baia, ma secondo me è proprio larga. Allora, se mia madre me lo riesce a sistemare, anche se con le pagliette ho i miei dubbi, lo potrei anche tenere. Perché alla fine, ripeto, ho deciso che me ne voglio fregare un po' di questa cosa e di questo fissarmi esageratamente sulla pancia, anche se obiettivamente si vede, quindi perlomeno devo prendere qualcosa di più alto. Non voglio prendere una pancerina, però già con una mutanda più alta e il collant magari alto di quello che stringe di più, sì, magari mi metto quello un po' più pesante che stringe di più, dovrei risolvere.
Però questa cosa della parte superiore è un bel problema. Quello sì. Il colore è stupendo, sinceramente le paillette sono di quelle piccoline che, vabbè, a me non fanno impazzire proprio le paillette che si vedono così, eh? Io preferisco più brillantini, però in una serata farebbero proprio un effetto carino. Vedete anche la manica, per me è lunga. Quindi dovrei tentare di prendere la taglia più piccola, ma sinceramente credo che mi andrebbe troppo stretta, non rischierei neanche, anche perché ha la cerniera. Non è che sia... Oddio, sì, forse è un po' elasticizzato, però non lo so se si chiuderebbe la cerniera e la parte superiore forse mi andrebbe meglio, ma poi la parte inferiore non lo so, quindi devo decidere. Poi questo è il vestitino nero che avevo preso l'altra volta, con le bretelline così particolari, solo che stavolta ho preso una taglia in più, ho preso la L. Mi pare, no? Sì, ho preso la L, quindi così teoricamente mi dovrebbe andare perché poi faceva fatica a chiudersi. Quindi ho preferito prendere una taglia in più che mal che vada poi se c'è da stringere qualcosa mia madre in qualche modo riesce a fare. Ora questo è il vestito che l'altra volta lo vedevo troppo aderente, questa volta me lo vedo troppo largo perché cioè come mi andava bello aderente l'altra volta in realtà mi piaceva. Perché anche così comunque la pancia si vede, però è come se mi facesse in realtà l'effetto che mi comprimesse un po'. Sicuramente è più comodo, sicuramente è più lungo, però tipo qui me lo sento lento, quindi sarebbe da vedere se possiamo stringerlo quel poco che basta per poterlo insomma sistemare, perché piacere mi piace. È ovvio che poi ci vuole l'intimo giusto, ora io non ho come sempre l'intimo giusto, anche se non, dietro non mi sembra che segni particolarmente, però sul davanti il fatto della pancia, no? Quindi vedremo. Poi ho preso questo maglioncino, sembra abbastanza morbido, mi pare che ho preso dei maglioncini tutte M, praticamente fucsia. Con queste perline qui e questi volant qui, che insomma mi sembrava molto carino. Maglioncino carinissimo, che questo morbido sulla pancia non aderisce, cioè aderisce il giusto secondo me, nel senso che non è troppo largo, però diciamo, non fassa, cioè nel senso non stringe così tanto da far vedere in maniera esagerata. Certo, la pancia c'è che dobbiamo fare. Però ripeto, evitiamo di fissarci troppo. Berlina, io adoro, che devo fare. Comunque è anche caldo, cioè nel senso al massimo ci metterei, perché sono freddolosa, ci metterei una maglietta interna sotto, ma a parte quello lo tengo sicuramente. Ah, questo non la posso aprire, praticamente questa è una tovaglia che ha preso mia madre, l'ha pagata anche un bel po'. Ed è di plastica però decorata. Mi sembra veramente molto carina. In realtà andrebbe anche sulla mia tovaglia. Ci starebbe molto bene, però io di solito utilizzo le tovaglie glitterate, quindi. Poi, questo dovrebbe essere un vestito di mia madre. Vediamo la taglia così. Una 0XL, quindi questo l'ha preso mia madre ed è un vestitino così, allora sopra è così, quindi ha le perline in questo modo e poi cade dritto, sembra molto carino, ovviamente bisogna vederlo sopra. Di solito le cose dritte a lei stanno meglio che a me, perché a me a volte determinati vestiti, se sono troppo dritti, sembra un po' un sacco di palare perché sono bassa, perché forse anche perché ho le spalle più piccole rispetto alle tue, invece le stanno benissimo, per esempio. Questa è una gonnellina mia, quindi nera con le perline così, che poi a me con il sedere che ho sicuramente andrà corto, infatti devo valutare anche queste cose perché sto lanciando forse con le cose un po' corte rispetto al solito, però non voglio neanche esagerare. Questa è la gonna. Allora, io ho preso una L. Secondo me la M mi sarebbe stata bene. Sempre la paura, soprattutto questi tessuti magari simili velluto che
potrebbero, no, starmi un po' stretti. Ecco, dovessi prenderne un altro in un altro colore, proverei la M. Certo, è corta, anche perché io me ne metto di alta, quindi è corta, diciamo, quindi già se facciamo così, la mettiamo meno a vita alta, già diventa un po' più lunga, però dai, neanche eccessivamente, quindi anche questa la tengo alla fine, sì, è un po' più comoda. Altro maglioncino che mi sembra un poco grande, però sempre M, alla fine, vediamo, vediamo. No, questo è un tripudio. Sì, lo so, io sono esagerata, lo so, me ne rendo conto che sono esagerata e che si staccheranno come niente fosse. Tipo, questa già si sta staccando anche per il solo peso. Però il colore è stupendo perché non è fucsia, è viola. E poi questa cosa delle perline così, cioè io lo volevo anche in nero così in realtà. Maglioncino, molto carino, mi piace. Certo, forse avrei dovuto prendere una S questa volta. Cioè, è comodo, non mostra la pancia, quindi va bene anche questo. Però non lo so, forse un po' più aderente sarebbe stato anche più carino perché è pure un po' largo di maniche, di spalle, quindi forse questo è una S, dovrebbe andarmi ancora meglio, sarebbe da vedere, però mi piace molto questa cosa del che devo fare, cioè io mi guardo allo specchio e mi piacciono, certo forse ecco sarebbero meglio con un pantalone, quello sì, pantalone a vita alta, magari anche messo dentro il pantalone forse. Però questo lo tengo, mi piace molto. Poi calze, queste sono calze ovviamente tendenzialmente per le serate, andrebbero con le scarpe da salsa che ho ordinato come regalo di Natale su Amazon, o Amazon, che dir si voglia. Queste sono calze così con i glitter, vedete che sono carine? Le ho prese sia color carne che nere, che con i vestiti secondo me sono spettacolari. Certo, forse queste le metterei più con i vestiti. Le calze, allora, ho messo le calze e quelle con i brillantini che ho preso sia chiare che nere. Mi sono andate come taglia, quindi ok, credo che sia una taglia unica effettivamente. Sono molto carine, però i brillantini già stanno tendendo un po' a staccarsi, però nello staccarsi non lasciano quel vuoto che si vede, quindi mal che vada se si staccano gli rimane la calza a rete. Oddio, mi sa che ho preso due maglioni uguali o molto simili, perché questo mi sembra come quello fucsia che ho preso, e mi sa proprio di sì che l'ho preso uguale, devo vedere, comunque è molto simile, ma forse quello c'aveva le cose più dritte, quindi sempre volanna, perline, poi per il resto semplice, però per l'appunto per avere qualcosa di carino da mettere. E vi dico anche che in realtà non ne ho presi tantissimi maglioni per quanto me ne servirebbero, però ovviamente inizio con poco e poi vediamo di rifornire un altro po'. Maglioncino mi va bene, certo qui un poco aderente, ma alla fine anche basta fare questa cosa, alzare un po' di più e già sta meglio, sì, aderisce un po' sulla pancia, si spera di metterla giù, questa pancia lo dico sempre, non lo faccio mai. Quindi questo è il maglioncino. Questo lo devo assolutamente. E beh, questo è un cucchiaino che ha voluto prendere mia madre, che gli serve per quando fa le coperture con il cioccolato dei dolci. Poi, cosa ho preso? Ah, ma questi in pelle erano, non avevo capito fossero in pelle. Niente, danno. Che taglio ho preso? Di questo ho preso la L. Oddio, se sono elasticizzati mi vanno pure larghi, eh. Vabbè, ho preso questi pantaloncini che non avevo capito fossero in pelle, sempre per le serate, che sono tipo gonna pantalone, no? Quindi sono in realtà dei pantaloncini, però guardarli così sembrano quasi una gonna. L'ho presa sempre per le serate di salsa, perché comunque con questo genere così non è che tanto ci esco, voglio dire. Sì, potrei uscirci, ma li vedo più da serata, ecco. Sono carini a vederli, eh. Quindi per le serate sono proprio carini. Vediamo. Pantaloncino. Allora, devo dire che la L
Se potete vedere poco poco qui mi rimane lo spazio, no? Quindi potrei dire che mi vanno magari un po' comodi, ma in realtà poi di sedere me li sento bene, quindi ho il solito problema che comunque in questa zona sono più stretta rispetto, no, al sedere. Quindi comunque è stata la taglia giusta, penso che la M probabilmente mi sarebbe andata troppo stretta anche se fossi riuscita a chiuderla. Quindi c'è una cosa che è pantaloncino, però c'è questa cosa così sia che una gonna. Non sono felpati di dentro, quindi io in questo periodo li vedrei bene per una serata perché comunque poi ballando si inizia a sentire caldo, quindi ok. Ma anche come stile, non lo so, forse vabbè, magari l'estate ci puoi anche uscire così, però boh, è molto borderline, non riesco a vedere giusto per le serate. Poi magari cambio idea, non vi dico di no. E niente, comunque altezza è considerate che il mio ombelico è qui, quindi praticamente altezza ombelico supera proprio di poco, quindi non è vita bassa. E li sento comodi. Prendendo questa taglia, li sento bene. Poi ho preso un altro set di queste spugnettine qui perché le trovo comodissime, ma tipo che io queste le dovrei prendere ogni ordine un pacchetto perché costano pochissimo, però io mi sto trovando veramente bene e poi mi piace che prendo e le metto a lavare in lavatrice, quindi mi sembra di avere anche un'igiene maggiore, solamente che avendone poche, tendo magari a utilizzarle parecchio. Quindi il mio obiettivo è averne quante più possibile, in modo tale da uno utilizzarla massimo 2 volte e già metterla a lavare, ecco. Quindi anche queste. E poi, ah, queste sono praticamente delle altre calze. Che hanno questi brillantini nero su calza nera che vanno a formare dei rombi che ho preso sempre per le serate e io queste calze le vedo sempre, forse queste anche con gli stivali in realtà, però in generale le vedo più con scarpe tipo, scusate, o décolleté o le scarpe quelle appunto da salsa che comunque sono più scoperte perché con lo stivale alto, col tronchetto, non lo so, forse quest'ultime sì, però in generale non mi convincono molto con quella tipologia di scarpe, insomma. Poi ho preso anche quest'altro maglioncino, praticamente, anche se veniva descritto come felpa, ma mi sembra proprio un maglioncino in realtà, che è praticamente così e poi ha la manica in pelle con i bottoncini qui e la catenella, sempre per uscire, avendo io i leggings, cioè mi sto rendendo conto che li sto usando ancora di più quest'anno, i leggings in pelle, perché comunque io per l'inverno li prendo con i patini e quindi li sto usando veramente tanto. E quindi mi piaceva anche, avevo anche un altro paio di pantaloni in pelle che sono proprio pantaloni e non leggings, quindi mi sembrava molto carino questo. Anche sul pantalone nero, per carità, però sul leggings secondo me ci sta molto bene. Che poi teoricamente ci potrebbe anche stare con quei pantaloncini in pelle che ho preso. Volendo, dovrei vedere come ci sta insieme, però dovrebbero stare bene. Sono stato proprio per farvi vedere cosa intendevano con i leggings. Per carità, magari una persona più magra, se si prende anche una taglia in più, potrebbe anche usarlo come vestitino perché è bello lungo. Io no, con i leggings. Quindi qua c'è la parte in pelle che riprende i leggings. Per carità, mi va a lungo, di maniche. Considerate questa cosa, quindi se avete le braccia lunghe, per voi è perfetto. Forse io avrei potuto usare anche una taglia in meno, essendo così largo, in modo tale che di manica magari mi andasse. Perché io ho preso la... Non c'è scritto che taglia ho preso? No, avrò preso la M comunque. Non credo che sia taglia unica. Avrò preso la M. Quindi per carità, per la pancia alla grande, cioè di quelle cose quando volete stare comoda anche magari quando avete il ciclo è proprio carino, cioè comoda e carina. Non lo so se questa mi piace tantissimo, cioè, può essere pure che se si può levare, se c'è la possibilità di toglierla senza che sembri proprio che manca qualcosa, può essere pure che la tolga, non lo so, devo decidere, che voi che mi consigliate, la lascio. Però mi piace, quindi questo lo tengo anche se la manica è un po' lunga, fa niente, cioè, non sembra così male questa cosa. Quindi questo lo tengo. Ultimo pacchetto perché praticamente mi è arrivato tutto in pacchetti separati e credo che mi sia proprio arrivato tutto, spero.
dovrei poi ricontrollare, ma dovrebbe essermi arrivato tutto. Quindi, vi dicevo, ho preso una o due gonne, quindi ho preso questa, che è comunque calda come tessuto, quindi con una bella calza pesante dovrei stare benissimo. Infatti me la vedo proprio con un maglioncino nero, calza nera, stivale nero, che ci sia benissimo. E speranza che mi sia, perché non la sento troppo elasticizzata. Però a vederla è carina. Questa gonna, di questa invece ho preso una M e mi va benissimo. Sì, va bene, ma neanche troppo, non si accende neanche troppo la pancia. Certo, fossi un po' più magra mi andrebbe meglio, ok. Però no, mi piace, poi il tessuto è bello caldo e quella arriva comunque all'ombelico, quindi non è vita bassa, il che mi va benissimo. Mi piace, poi si può mettere anche un maglione così e vediamo se riesco a farvi vedere. Cioè, comunque carina. Vedere, non evidenzia neanche troppo la ricciatezza di qua. Altra gonnellina, credo. Si capisce che taglio ho preso? La L di questa ho preso. Perché sì, che essendo di pelle, questa però lo sapevo che era di pelle, ho detto secondo me la M non mi va. Oddio. Forse è un po' grande. Non capisco neanche come vada. Puzza tantissimo, ve lo dico, puzza tantissimo, poi è da vedere sopra. Allora, in foto sembrava carina, così non mi dice niente a vederla così. Praticamente dovrebbe essere tipo drappeggiata e quindi per la pancia, io ho detto dovrebbe vedersi di meno. Sembra lunga, però c'è bisogno di vedere tra il sedere che sale, se la porto più ad alta vita, bisogna vedere queste cose qui. Quindi diciamo che a vederla così non mi ispira, puzza pure, però vabbè, la puzza alla fine le lavi e vanno via questi cattivi odori che a volte ci sono, però diciamo più pesante l'odore di quelli che io abbia mai sentito in queste cose che mi arrivano di scimmia. Faccio il reso, ma in realtà mi piace, cioè la lunghezza è giusta, il movimento vabbè è diciamo un po', come devo dire, nel senso se devi camminare va benissimo, se devi ballare forse non tanto, però è da provare perché alla fine è comunque bisogna fare i passi piccoli quando fai salsa, perché cioè quando vai a fare le serate sennò ti scontri. Pancia, secondo me non si vede neanche in maniera esagerata, quindi anche con una cioè col fucsia la vedo benissimo. Considerate che essendo cioè mi arriva, considerate questo è il reggiseno, no? Qui c'è il reggiseno, mi arriva qui. Allora io ho un toppino fucsia, perché col fucsia lo sto vedendo proprio benissimo. Ho un toppino fucsia che ho tutto fatto di pagliette, che ho preso appunto per andare a ballare, ma non riesco a mettere perché essendo molto corto, io l'ho preso appunto per le gonne così a vita alta, perché ne ho una, però in realtà non va bene per andare a ballare, quindi quello lo potrei mettere l'estate magari così, ma non per andare a ballare con quella gonna. Però, cioè, anche se la gonna me la baso un po' più così, giusto? Cioè, però ce la vedo benissimo e non mi sembra neanche che così si veda troppo la pancia, quindi secondo me ho trovato finalmente l'abbinamento per quel toppino, finalmente lo potrò mettere, mi piace un sacco e mi sembra che ieri sera stesse puzzando, adesso già non puzza più. Quindi probabilmente aveva bisogno solo di prendere un po' di aria. Mi piace un sacco, questo blu poi io lo adoro. Approvata, approvata. E ultima cosa, praticamente queste calze che sono semplici, insomma alla fine già hanno, una volta che si mettono poi c'è una sorta di disegno, però sono delle semplici calze a rete, non hanno brillantini, queste cose qui, insomma. E niente, questo era tutto. Spero che il video sia stato utile per qualcuno, magari che volesse prendere qualcosa di quello che ho preso io, e magari vedendolo indossato in qualche modo ha potuto decidere meglio anche per quanto riguarda taglia e quant'altro. E niente, vi saluto, mi dico buonanotte visto l'orario in cui sto facendo il video. E ci vediamo la prossima volta.